Bella a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio. Prometto subito che sto registrando prima di aver già fatto la live, quindi non scrivete niente qua sotto. Ok, avanziamo subito. Abbiamo la partita contro il Newcastle. Il Newcastle in classifica. Dov'è il Newcastle? Sta a metà classifica, lì è nono. E niente, quindi ci proviamo a vincere, giochiamo al. Giochiamo al St. James Park, vediamo un po' di mettere a posto la formazione. Ok ragazzi, questa è la formazione che sfiderà il Newcastle al St. James Park. Giochiamo con Gille, Hoffman, Bamba, Taylor, Pizarro, Benedict, Cook, Mouw, Tantenucci, Adebayor e Adrian. Forse ragazzi siamo venuti qui per fare bella figura. Qui siamo a uno stadio veramente bello, quello del Newcastle, pieno di storia questo stadio. E niente, una partita che Newcastle non va molto bene in classifica, cioè scusate, non va molto bene in generale qui a nona, ma nella realtà non è che stia facendo bene anche nel recente passato comunque. Sono a 21 punti precisi, vediamo comunque sia di fare una buona partita. Guarda che bello lo stadio che è. Tutto pronto, qui il nuovo acquisto, Joel Matip, tutto pronto, buona partita a tutti. Attenzione, palla in mezzo è buona. Il destro sinistro. Gira la guarda fuori. Speriamo che la prossima volta se è a porta non la guardi fuori. Guarda lì in mezzo per Adebayor, che finta. Adebayor, palla larga troppo, forse no. Buona per Adrian. Che palla in mezzo. No. Fuori gioco mi sa però. Fuori gioco no. Un errore madornale, cioè non è proprio da lui. Ripartiamo però, sempre palla noi. Mouw può scaricare il sinistro. Portiere era Krull era rimasto fermo, ragazzi. Gran sinistro, però la palla non c'entra la porta. Oh, attenzione, autogol clamoroso. C'è un autogol che viene però assegnato a Taylor. Clamoroso autogol. Viene giudicato tocco non volontario, penso. Non lo so come è stato giudicato questo gol, comunque sia, va assegnato a Taylor, ma qualcosa di clamoroso ragazzi è successo, guardate, il portiere non la chiama e non ce lo fanno neanche vedere, non ce l'hanno fatto vedere, grazie FIFA. Il problema è se ce lo fanno vedere qui. Guarda, si scaraventa addosso di testa qualcuno, cioè, ma neanche un degno attaccante avrebbe fatto un movimento così perfetto. Ve lo faccio rivedere perché sull'inquadratura prima non si vede. Guardate. Op! Frega il portiere, 1-0 per noi, abbastanza rocambolesco, anzi senza abbastanza, rocambolesco questo gol. Prova di mezzo per Cook, Cook che prova a girarsi, Cook a giro messo giù! Cos'è? Calcio di rigore, è calcio di rigore, bravissimo Cook, partita perfetta per il momento. Veramente in 2 minuti le stiamo mettendo veramente KO, un gol che non ci voleva per i padroni di casa. Qui vediamo il tiro, sì, che viene spostato con il braccio, a parte che Cook è anche piccolo. Matip è un gigante, gli mette un braccio addosso in quel modo. Va De Bayor, palo clamoroso! Palo clamoroso di De Bayor! Non è da me sbagliare i rigori, prima o poi tanto si sbagliano. Benedicic in mezzo, Benedicic! Benedicic! Si sono fermati loro. Hanno paura forse, però questo gol potrebbe anche, questo cioè, rigore sbagliato potrebbe dargli anche la forza di fare bene. Cavella, allargata per Jean Mat. Si supera, ci supera, attenzione, Cavella, Cabeglia. Il destro, che cazzo di gol! Scusate, mi stavo un attimo, no, addormentando, però ero un attimo rilassato e qui ci prendiamo gol così. Guardate che cazzo di azione di Cabella in mezzo, di destro, una fucilata clamorosa. Veramente un gran gol questo. Bella azione. Tutto da rifare per noi quindi. Peccato. La fascia, sì. Potrebbe anche crossarla, non lo fa, sì. Il cross per Cabella, non ci credo, ma Cabella di testa non si può vedere, dai. Ma non si può vedere un gol di un giocatore che sarà massimo alto 1,75 m, ma nemmeno. Ma clamoroso questo gol, non ci voleva e non inaspettato così. Per carità ha calciato benissimo, però cazzo.
Remy Cabella, mi sa che ha segnato anche l'andata, tra l'altro. Ancora? Dai però. Cabella è stata, c'è il miracolo di Gilet. C'è qui ragazzi, clamoroso 2-1. Alla fine vincono loro. Questa è una sconfitta che non ci voleva, però ragazzi, fuori casa si sa, le partite sono difficili da vincere. Siamo sempre terzi a pari merito con il Manchester City, quindi siamo in zona Champions League. Siamo di nuovo ospiti, sorta dell'Aston Villa. Ok ragazzi, questa è la squadra che sfiderà l'Aston Villa al Villa Park. Giochiamo con Gilles, Romagnoli, Cooper, Berardi, Vuoto, Doncha, Diaby, Murphy, Byron, Maupai e Pizarro. Lasciato fuori De Bayor perché ha giocato male, ci ha fatto perdere la partita lui praticamente. Nevica al Villa Park, siamo contro l'Aston Villa. Al Villa Park con la neve non so come sarà, sicuramente non è una partita per i giocatori con un fisico, diciamo così, poco snello, ecco, per chi non ha muscoli, diciamo, chi non ha una massa muscolare molto grande, ecco, elevata comunque sia. Quindi ho sbagliato formazione da una parte, perché non si può giocare con Maupai e Pizarro come attaccanti, perché non, secondo me non renderanno bene, però non si sa mai. Tutto pronto ragazzi, buona partita, speriamo a tutti. Elf, Sissoko, Wayman, mamma mia, esce di nulla. Wotton, molto bene per Pizarro che se ne va molto bene anche lui. Il cross per Bayram, clamoroso. Il portiere che pensavo di spiazzarlo, invece con la manona la prende. Porterà Murphy dalla bandierina. Palla in mezzo per Maupai addirittura, ma come si fa? Il cross in mezzo. Doncha! Miracolo ancora del portiere che non mi ricordo chi è. Comunque sia un miracolo dopo l'altro. Infatti Doncha si dispera perché era un gran tiro questo. Palla in mezzo per Diaby ancora. Che no, perché l'hai toccata? Incredibile, Diaby a colpo sicuro, perché di testa è veramente forte. Persona è fuori gioco, attenzione Wayman. Wayman non era fuori gioco, clamoroso. Pensavo fosse fuori gioco. Abbiamo rischiato tantissimo qui. Peccato. Cioè il più affaticato tra i tre. Attenzione, Doncha, palla in mezzo per Maupai. Maupai 1-0, c'è il gol di Neil Maupai. Ti fa vedere i muscoli, e io ho appena detto che non ha grandissima massa muscolare lui, però qui molto bravo perché tiene la palla bassa e si insacca molto bene. Dovrebbe essere il sesto gol per il francesino, molto ma molto bene per lui. Agbonlahor in mezzo per Sanchez. Ma da dove è passata però? Ma dai! Cioè questo gol è clamoroso. Ma da dove è passata la palla? Cioè... Ma dai, ma qui Gilet veramente. Questa è una papera di Gilet però ragazzi. Penso se l'ha fatto discretamente Gilet. Però questa è proprio una papera. Una brutta... Sì, una paperaccia questa proprio. Molto deciso qui Diaby che sta giocando bene in questo secondo tempo. Palla allargata. Ancora. Palla resta lì. Ma Maupai che tipo ha crossato. Boh. Attenzione Adebayor. Non abbiamo sostegno sulle fasce. Adebayor. Ecco Maupai che è stanchissimo. Può metterla in mezzo. Per Adebayor. 2-1. Tutto regolare. Ragazzi, perché pensavo fosse fuori gioco all'inizio, invece no, molto bene. Poi pensavo anche che l'avesse persa. Perfetta la palla, perché non è fuori gioco. Piatto, adesso finalmente si è risvegliato Adebayor, che nella scorsa partita comunque sia ci aveva fatta perdere perché ha sbagliato il rigore, si è mangiato un gol colossale. Qui se non succede qualcosa di clamoroso, penso che la partita è bella che è andata. Attenzione, il lancio lungo. Spazza Romagnoli.
finisce qui 2-1 per noi, vittoria importante fuori casa su questo campo che è veramente difficile giocarci. Don Shai esulta, è contento, come del resto tutti i nostri giocatori. Io dunque ragazzi spero che questo episodio vi sia piaciuto, incentrato tutto sul campionato, perché tra poco a febbraio ci siamo. Eccola ragazzi, l'ho chiamata, abbiamo una partita contro il Wolfsburg, porca miseria, siamo arrivati primi nel girone proprio contro il Wolfsburg, perché sono forti, si sa che sono forti, ma noi ci proveremo lo stesso. Quindi spero che questo episodio, lo ripeto, vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo episodio, ciao ragazzi.